Federico Aldinucci e Massimiliano Tosti, ecco qua la presentazione, le due squadre che sono allineate al centro del campo, c'è anche la premiazione da parte della Sir Sepeti e la consegna all'associazione di Leonardo Cenci, avanti tutta Onlus, di un'importante somma di denaro, appunto. Il capitano al servizio, una battuta non forzata su Tosi, Kazap per Maric, gran botta che va a colpire quasi in volto Andrea Giovi, un po' in piedi in questa circostanza, ma c'è da dire anche che l'attacco di Maric era davvero potente. E... sì, ha tirato una grandissima parallela, Maric è stato molto bravo a vedere lo spazio che era rimasto tra From e la banda, e Andrea era in piedi, l'ha presa di petto ma non è riuscito a tenerla. Ancora un errore al servizio e sono tanti, troppi per Città di Castello. Sette errori. Davvero tantissimi nell'economia del primo set, con Perugia che dunque fa servire la prima. Palla set con Cannibal Buti sul 24-14. Vantaggio importante per Perugia che può chiudere abbastanza rapidamente questo primo set. Palla per Randazzo che mette out la diagonale, dunque si chiude così con la netta affermazione di Perugia al primo set per 25-14. Si va al cambio di campo con Sinzeppe di Credito Cooperativo 1. Secondo set, come dicevi te Andrea, a rafforzare la seconda linea sul servizio del palleggiatore Tamas Kazap, e segue su Giovi, buona ricezione per De Cecco, l'attacco di Sander, la difesa in 6 di Ludovico Dolfo, contrattacco della lunga, bravo stavolta a girare sulle mani del muro, le mani esterne di Luciano De Cecco, che molto spesso si fa pescare, troppo spesso secondo noi, in mani e fuori da quella posizione. Beh, è stato molto bravo Dore, è arrivato su palla alta, è arrivato muro a 3, quindi ha cercato di giocare sul muro più debole, perché comunque sia c'erano Sander e Tommy Beretta dall'altra parte, e è stato molto bravo. Kazap, un punto recuperato da Città di Castello, sbaglia il servizio, stavolta il palleggiatore con la maglia numero 7 di Sansepolcro Città di Castello, e regala il primo set ball a Perugia. Set ball nelle mani di Tommy Beretta, 4 consecutivi per Perugia. Ricezione di Dolfo, palla per Della Lunga che stavolta rompe il muro di Sander e Barone per una palla che lì non doveva passare, Andrea, perché non c'era lo spazio giusto, un muro teoricamente granitico come quello tra Barone e Sander. Sì, è stato bravo anche qui in questo caso Dorica, dalla sua esperienza ha cercato le mani più alte che sono quelle di Sander per indirizzarle verso l'asta, poi ecco, va in battuta forzandola e la palla termina out. È proprio con l'errore al servizio di Dore Della Lunga che si chiude anche questo secondo set, 25 ancora nelle mani di Atanasievic, che presumibilmente forzerà ancora di più il servizio, e così è, ottiene un altro mezzo punto con Beretta che non riesce a chiudere, poi palla alta in 4 per From, spinge sulle mani alte del muro Chris From, e dunque match point per Perugia, che proprio in questo finale di terzo set, grazie alle battute di Atanasievic, sta chiudendo definitivamente i conti. Sì, è stato molto bravo Alexander, ha trovato quella continuità, quindi ha effettuato queste 3 battute cercando di spingere al massimo, adesso conoscendolo probabilmente cercherà il punto personale. Eccolo qua, e vuole chiudere, in effetti ci riesce Alexander Atanasievic, lo fa al meglio con un grandissimo ace, dunque è proprio il Magnum a chiudere definitivamente l'ostilità in questo derby dell'Umbria